Ciao a tutti, come vedete sono nella mia solita postazione da Get Ready With Me perché oggi voglio provare insieme a voi la nuova palettina di Anastasia Beverly Hills Norvina, che come potete vedere è sui toni freddi che io adoro. La palette è uscita già da un mese, un bel po', in America. Io l'attendevo tantissimo perché sapete che amo truccarmi con i toni freddi. In Italia è uscita a metà agosto a un prezzo di 49 euro, ma io l'ho pagata soltanto 19 perché avevo un buono da Sephora. Diversamente non credo che sarei riuscita a comprarla subito, sicuramente me la sarei fatta regalare prima o poi perché, cioè, ditemi se questa palette non richiama me. Questi sono i colori, come vedete sono praticamente tutti molto freddi, anche i colori un po' più caldi comunque hanno un sottotono secondo me abbastanza freddo. Oggi in particolare voglio provare quelli più rosati, lilla, vediamo che cosa ne verrà fuori e nel frattempo chiacchiereremo di università. Infatti in tanti mi avevate chiesto su Instagram di parlare della mia esperienza all'università. Se ancora non mi seguite su Instagram mi trovate come cbistheway, così come ovunque. Dunque, la mia esperienza all'università. Devo dire che la mia esperienza è stata più che positiva, cioè mi è piaciuta molto l'università che ho scelto, ovvero acquacoltura e igiene delle produzioni ittiche, praticamente una facoltà di medicina veterinaria che si concentra appunto sull'acqua, i pesci, i mammiferi marini. È una facoltà veramente poco conosciuta. Se siete curiosi riguardo, ho fatto già un video dedicato in cui ne parlo, quindi lo trovate nelle schede e in descrizione. Per prima cosa ho preso questo marroncino qua, Incense, ne sto mettendo giusto un po' nella piega dell'occhio. E come ho scelto l'università? Ma io in sostanza avevo le idee abbastanza chiare in realtà quando sono arrivata poi alla maturità, perché volevo fare veterinaria. Sono stata all'open day dell'università che mi sarebbe piaciuto frequentare e da lì ho scoperto che non esisteva soltanto medicina veterinaria, ma esistevano tanti corsi più o meno simili, fra cui appunto acquacoltura, che mi è piaciuta di più perché si focalizzava sui pesci. Sapete che adoro l'acqua, il mare, i pesci, cioè, mi appassiona comunque molto e quindi mi sembrava facesse più al caso mio rispetto a veterinaria. Ho sempre avuto il pallino per le materie scientifiche, in particolare per le materie pseudomediche. Mi piace molto comunque medicina e acquacoltura è una facoltà che ha diversi corsi comunque di medicina, malattie infettive, parassitarie, ittiopatologia, insomma, è una cosa che mi è sempre piaciuto fare, quindi quello che ho fatto io è stato seguire i miei interessi. Mi sono sì informata sugli sbocchi lavorativi. Io vivo nella Riviera Romagnola, quindi ci sono diversi posti in cui è possibile lavorare ipoteticamente con questo tipo di laurea che ha a che fare con il mare. Siamo a contatto strettissimo con il mare, ci sono dei parchi tematici, degli acquari, quindi pensavo che ci sarebbero stati comunque, ci sarebbe stata opportunità di trovare effettivamente lavoro, quasi più che facendo veterinaria. Ora comunque sto prendendo Soul, che è questo violetto indaco, boh, questo colore, non so come descriverlo. È veramente molto molto bello comunque. E niente, mi sono lanciata su quello che mi interessava e appassionava di più, in sostanza. Devo dire che mi sono trovata molto bene perché appunto la stragrande maggioranza delle materie, comunque dei corsi, mi piaceva tantissimo. Penso che in tutti i percorsi di studio comunque ci siano quei corsi più noiosi, più difficili di altri, però in generale io sono stata molto soddisfatta della mia formazione, diciamo, ho avuto modo anche di fare un'esperienza in laboratorio, che era uno dei miei sogni proibiti da amante di CSI, perché in sostanza ho fatto molte cose simili a quelle che vedo in CSI. E quindi niente, la mia esperienza è stata più che positiva in questo senso. Il problema, se vogliamo, è arrivato dopo la laurea, perché non sono riuscita a trovare lavoro in questo campo. Perché di lavoro non ce n'è, anche le cose che magari sembrano più certe, in pochi anni tutto può cambiare. Mi sono sentita dire che ero troppo specializzata per lavorare in alcuni posti.
ed è veramente deprimente impegnarsi, investire la propria vita, il tempo, i soldi in una formazione specifica e poi sentirsi dire che si è troppo specifici, cioè che senso ha? Purtroppo oggi come oggi ho notato che non c'è più nessun posto certo, cioè nemmeno ad esempio fare il medico ti dà più garanzie, perché comunque una volta finito il percorso di studi, che comunque è veramente lungo, parlo di medicina perché quello che ho fatto io è durato soltanto 3 anni, dopo quel percorso non sei veramente un medico, ti devi specializzare, devi fare dei concorsi e sapete quanta gente ci prova ogni anno e quanti pochi sono i posti? Cioè uno investe tanto tempo di nuovo e soldi e poi non è più sicuro di trovare effettivamente lavoro. Quindi quello che consiglio io, anche se è molto avvilente, me ne rendo conto perché comunque io mi avvilisco ogni giorno per questa situazione, è scegliere qualcosa che vi piace. Prima ancora di scegliere qualcosa che vi assicuri un lavoro, perché non è vero, cioè io non conosco nessuno, veramente nessuno, che abbia iniziato un percorso universitario pensando, ah, con questo trovo al 100% lavoro ed effettivamente poi l'abbia trovato. No. C'è poi tanta gente che magari viene presa a fare il lavoro per cui hai studiato e magari non ha le qualifiche per farlo. Anche questa è una cosa che non capisco. Cioè, che senso ha poi allora investire nella formazione se poi le persone formate non vengono assunte? Comunque, adesso vado a prendere Celestial, che è il colore più violetto della palette, lo prelevo con le dita perché secondo me gli ombretti così shimmer rendono di più con le dita rispetto al pennello. Per fortuna mentre studiavo non ho mai avuto la pressione ad esempio da parte dei miei per quanto riguarda il trovare lavoro. Quello che posso consigliare è durante il periodo di frequentazione comunque dell'università di cercare delle opportunità, il colore è molto molto carino, delle opportunità di fare magari dei tirocini, di inserirsi già direttamente nel settore che più vi interessa, in modo innanzitutto di fare un po' di esperienza anche per vedere se effettivamente vi piace, perché a me ad esempio affascinava tanto il lavoro di laboratorio, ma poi quando ho lavorato in laboratorio ho scoperto che non fa per me. Quindi magari se avete l'opportunità di fare del volontariato, tirocini e quant'altro nel settore che bene o male vi interessa grazie all'università, fatelo, vi mettete già nel lavoro, vi permette di capire se vi piace, le persone da contattare, come funziona, insomma vi inserite già in quel settore. Per quanto riguarda invece gli esami, purtroppo non credo di essere molto d'aiuto perché non ho mai avuto grossi problemi con gli esami. Non sono mai stata una secchiona, ma appunto quello che stavo facendo, studiando, mi appassionava realmente, mi piaceva realmente e quindi non era troppo difficile studiare. Era pesante perché comunque preparare gli esami, ad esempio la mia facoltà aveva tantissimi esami, è stressante mettersi alla prova, poi dover sostenere degli esami orali per chi magari è un po' timido, introverso, non è molto abituato a parlare a voce alta in pubblico davanti a qualcuno che magari ti mette soggezione, è chiaro che ti mette a disagio, una situazione un po' così. Lì per lì hai ansia, sembra che non sei nulla, però se ti sei veramente preparato poi si mette tutto in moto. Io tutte le volte ero sempre super agitata, dicevo no, non ce la farò mai, mi impappinerò. Invece poi andava tutto liscio, perché magari in quel momento parte la scintilla, il vostro istinto di sopravvivenza e le cose vanno bene. Non so se mettere un po' di drama in fondo per scurire. Magari sì, drama è sempre abbastanza luminoso, però è il colore più scuro della palette. Oppure potrei usare Passion, che è matte, sempre qua sotto. Ma uso un pochettino di drama. E poi magari vado a sfumarlo. Un'altra cosa che mi chiedete spesso riguarda le amicizie all'università. Io quando frequentavo, perché comunque andavo tutti i giorni all'università, mi ero fatta delle amicizie che sono terminate però nel momento in cui è terminata l'università, perché erano dei rapporti principalmente di lavoro, cioè non c'era interesse a sviluppare qualcosa di più, nonostante con alcune persone comunque
mi ero legata molto e pensavo ci fosse qualcosa di più. Cioè, non tutte le persone sono fatte, tra virgolette, per noi. Non so come spiegarlo questo concetto, ma spesso ci troviamo in dei contesti in cui incontriamo delle persone che diversamente non avremmo incontrato. Ed è difficile trovare in questi contesti delle persone che realmente si interessino a noi. È chiaro che non tutte le amicizie devono essere l'amicizia della vita, cioè non tutte le amicizie sono quelle belle, profonde. E va bene anche così, cioè va bene avere anche dei rapporti, tra virgolette, più superficiali, o appunto in cui parlare solo, ad esempio, di studio e università. A me è andata così, so che ci sono tantissime persone che invece hanno trovato delle persone con cui si sentono anche a distanza di tanti anni, quindi è una cosa veramente molto soggettiva. Vado a mettere un po' di Wild Child, che è questo rosa molto luminoso, nell'angolo interno dell'occhio, e quando poi avrò finito mi sa che tamponerò un po' di Dreamer, questo colore molto luminoso, sul champagne al centro. Comunque, al di là di questo, non abbiate paura, perché le occasioni per conoscere gente ci saranno. Cioè, non è che l'università è l'ultima spiaggia per chi non ha trovato qualcuno magari al liceo, cioè no, c'è anche il lavoro, se andate a vivere magari per conto vostro, i vicini di casa, il quartiere, cioè di gente se ne trova. Anche Wild Child, perché l'ho già provata un'altra volta, la palette, rende secondo me molto di più applicato con le dita. Col pennello, cioè, si vede, però non è così intenso come con le dita. Adesso io l'ho messo soltanto all'interno dell'occhio. Comunque, vado a mettere il mascara, prima il primer di Lancôme, dopodiché il mascara waterproof di Dior. Vado abbastanza veloce perché mi avete visto mettere il mascara milioni di volte e sapete che sono lenta. Ultimamente dormo un po' male, quindi si sono accentuate le occhiaie, quindi vado a coprirle con i miei due correttori preferiti. Il primo, un po' più arancio per coprire proprio l'occhiaia, è di Urban Decay, e poi vado a coprire con quello di Dior. Partecipate ai vari open day, anche delle università magari vicino a voi, non fermatevi sull'idea di dover per forza andare lontano da casa per avere una buona istruzione. È chiaro, ci sono dei posti magari in cui non c'è una vera e propria università, non c'è molta scelta di corsi, me ne rendo conto. Io ho avuto la fortuna comunque di nascere qua vicino a Bologna, che ha una rete comunque universitaria veramente ottima dal punto di vista della varietà. Quando mi stavo informando io per l'università, molti miei coetanei però si rifiutavano categoricamente, ad esempio, di fare l'università a Rimini o a Bologna, perché è troppo vicine, volevano fare questa grandissima esperienza di andare a vivere da soli in una città molto più grande, molto più bella. Io capisco che le grandi città, ad esempio Milano, Torino, Roma, abbiano effettivamente più scelta e spesso anche più qualità per quanto riguarda la formazione, però quello che consiglio io è di valutare effettivamente quello che volete fare, guardare bene i corsi, non tanto fare l'esperienza di vivere in un altro posto, perché quella la potrete fare ad esempio quando cercherete lavoro. Ma anche semplicemente, se volete andare a vivere in un'altra città, non dovete necessariamente andare a studiare in quella città. Quindi preoccupatevi principalmente di quello che andrete a studiare, quello che veramente vi interessa. Adesso io fisso il correttore con la cipria di Too Faced. Adesso siamo fortunati che al giorno d'oggi online è possibile consultare comunque i vari siti degli atenei, informarsi sui corsi, si può fare anche semplicemente una ricerca riguardo i vostri interessi e vedere quale corso universitario offre una formazione che si avvicina a quello che vorreste fare, perché spesso, intanto faccio le sopracciglia con la matita di Nabla e poi vado a mettere semplicemente il primer di Benefit, che ultimamente lo preferisco perché non c'ho voglia di stare lì a fare le sopracciglia. Comunque, spesso magari si sa che cosa ci piace, ma non sappiamo dare un nome. Tipo, che so, a me piacevano, come dicevo prima, faccio un esempio terra terra, mi piacciono i pesci, mi piace il mare,
Che cosa ci posso fare con tutto questo? Non sempre è così scontato che esista una professione come ad esempio voglio curare le persone, voglio fare ricerca per curare le malattie o lavorare nel settore del turismo. Cioè spesso non sono immediate, magari avete una passione, non sapete però se potete trovare un lavoro. No, non riesco a parlare mentre faccio le sopracciglia, incredibile, non pensavo. Comunque spesso non si sa dare un nome, cioè non si conoscono effettivamente tutte le professioni, quindi sarebbe interessante anche fare delle ricerche inserendo magari i vostri interessi per vedere se esistono delle professioni, delle facoltà con un vero e proprio nome in cui potete mettervi alla prova. È molto soggettiva come cosa e soprattutto ci sono tante variabili in gioco, quindi voi partite con quello che vi interessa e vi piace adesso. Poi si vedrà, non abbiate comunque paura, perché tutti abbiamo avuto magari dei ripensamenti, abbiamo avuto dei momenti di smarrimento in cui non sapevamo che cosa fare, non so se sono a fuoco, che brutto essere miopi. Soprattutto non lasciatevi abbattere dalle persone o dalla situazione che c'è adesso, che appunto non si trova lavoro, è difficile. Bisogna essere tenaci, se c'è qualcosa che vi appassiona, in cui credete, lottate. Ultimamente ho ripreso a truccarmi anche sotto, cosa che non facevo da un sacco di tempo, perché mi sembra sempre di avere poi l'occhio pesto, soprattutto usando colori magari sul viola, no? Sembra che si vada ad accentuare l'occhiaia, però se è fatto bene, poco, un passettino alla volta, secondo me è molto carino. Uso questa terra qua di Mulac, penso si chiami Morfeo, non ne sono sicurissima, comunque vado a scaldare leggermente la zona qua, non mi azzardo a dire faccio contour perché non sono capace, però cerco di rendere più accentuato, visibile il mio zigomo, ci si prova. Fatto caso adesso che in realtà potevo coprirle queste imperfezioni qua, che palle, perché? Con questo caldo, perché? Adesso riprendo la spugnetta, magari col prodotto che c'è già passo un po', perché veramente non ho voglia. E come blush invece, facciamo finta di niente, è meglio. Come blush uso questo di MAC che si chiama Mocha, è abbastanza freddo come tono, rosa marroncino, mi piace molto soprattutto in inverno. Provo a mettermi il rossetto visto che è un po' che non lo metto, questo di Urban Decay, si chiama Rush, è un rossetto cremoso. Questo è il trucco terminato, ovviamente sapete che non sono una truccatrice, non sono esperta, semplicemente mi diverto a sperimentare su di me e niente, fatemi sapere che cosa ne pensate di questa palette, come vi sembrano i colori, soprattutto che cosa ne pensate del trucco occhi che ho fatto. Io mi ci vedo molto bene, sembra anche abbastanza tipo sofisticato. Io sono davvero molto molto contenta di questa palette. Per adesso la pigmentazione mi piace, non li trovo troppo polverosi gli ombretti. Mi sembrano facili comunque da applicare. L'unica cosa, magari quelli più shimmer, secondo me rendono meglio con le dita, sono più intensi rispetto che applicarli con il pennello. Però per il resto io sono super contenta. Fatemi sapere qua sotto nei commenti com'è stata la vostra esperienza universitaria, se il percorso che avete intrapreso vi è piaciuto, se vi ha portato a trovare lavoro facilmente o meno, insomma quali sono state le vostre esperienze in merito. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!